Salve a tutti, ben ritrovati alla rubrica De Libris. Allora, oggi facciamo un video di acquisti. Come potete notare, mi hanno potato, quindi bene, niente, quindi niente. Allora, facciamo il primo video di acquisti di questo vlog. Ma prima volevo chiedervi scusa per i vari problemi tecnici che ci sono stati nei video, che mi spiace, ma purtroppo non sono molto pratico di registrazioni e quindi diciamo, migliorerò col tempo. Speriamo, pregate. Vabbè, fine dei deliri, e inizio invece delle chiacchiere dei libri. Allora, primo libro. Allora, io i libri li ho divisi in due classici, due fantasy, due thriller barra horror e tre libri che non saprei come etichettare, che li lasciamo per ultimi. Allora, quindi essendo tanti, iniziamo subito. Allora, il primo classico è Agatha Christie, 10 piccoli indiani. Questo è uno Scamondadori al costo di 8,50 euro per un totale di 180 pagine, 181. Allora, tutti conosciamo Agatha Christie, tutti conoscete più o meno la storia di 10 piccoli indiani, quindi non mi soffermo più di tanto. Se volete approfondimenti, vi metto sotto il link del canale di Mare Totonasci, che Chiara ha fatto un video appunto su questa storia, e non è l'unico libro che ho acquistato e del quale lei si è occupata. Quindi, insomma, se siete curiosi di saperne di più, guardate i suoi video. 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Secondo libro, secondo classico, è La ragazza di Bube di Carlo Cassola o Cassola. Non lo so, edito Superbur. Questo il prezzo è di 10.000 lire. Non so adesso, non so neanche se sia ancora, forse in ristampa questa, no, non lo so, non so niente. Questo libro io l'ho trovato nei meandri più profondi della mia libreria, non conoscendolo, ma avendo tante aspettative, direi che potrei darci un'occhiata tra qualche tempo. Ha 263 pagine e niente, edito Superburro, come vi ho appena detto. Quindi fine classici. Dato che siamo in tema, i Burr sono al 25% di sconto, insieme ai Bompiani, mi pare. Per cui comprate Burr in questo momento, perché gli sconti sono da prendere al volo. Infatti, io ho comprato esattamente domenica o lunedì, no, domenica, sono andato in libreria e dato che i Burr erano al 25% di sconto e una mia coetanea, diciamo, mi ha consigliato di comprare questo libro che adesso vi faccio vedere. Ho detto va bene, compriamolo, vediamo di che cosa parla. Se sentite rumori, schiamazzi, sono i vari cellulari che suonano. E quindi dicevo, ho comprato Eragon di Christopher Paolini. Eccolo qua, questa copertina affascinante e questa costa meravigliosa. Pensate ad avere tutta la collezione in libreria con questa cosa fosforescente che vi luccica al buio. Bellissimo. In realtà non è fosforescente, ma cosa dico? Allora, quindi tu che sai che mi hai consigliato di leggere questo libro, sappi che ti riterrò responsabile di avermi fatto spendere 15 euro meno il 25% nel caso non mi piacesse. Nel caso mi piacesse. Grazie per il consiglio. No, scherzo, non sono così cattivo. Li ho spesi io, sono scemo io se non mi piace. Lasciate stare. Quindi, Eragon di Christopher Paolini.
Secondo Fantasy invece, vado un po' di fretta perché ho visto che, essendo non è la prima volta che carico questo video, è già la terza volta che provo, quindi voglio ottimizzare i tempi. Dicevo, il secondo Fantasy che vi faccio vedere, sempre ne ha parlato Marito Tonashi, quindi andate a vederlo, se vi interessa naturalmente. Ed è La sedicesima luna di Cami Garcia e Margaret Stoll. Questo costa 10 euro ed è edito Oscar Mondadori per la collana Bestsellers. Le pagine sono 520. Sì. Questo è un fantasy che dovrebbe parlare di una ragazza di nome Lina e di un ragazzo di nome Ethan. Certo, che vivono a Gatlin e quindi insomma poi si scopriranno tutte le faccende. Vabbè, io questo libro l'ho comprato per appunto la recensione molto accattivante di Chiara e quindi ho deciso di comprarlo perché mi incuriosiva neanche parecchio. Poi tra l'altro ci sono queste bellissime illustrazioni per ogni capitolo che sono molto carine, molto gotiche. Ok, passiamo ai thriller. In realtà quello che devo farvi vedere, thriller è uno solo, ed è Dan Brown. Sì, Dan Brown. Ed è Crypto di Dan Brown. Allora, io non ho letto niente di Dan Brown, sono completamente ignorante per quanto riguarda questo scrittore e i suoi libri. Però, siccome questo è stato un regalo, mi piacerebbe, insomma, conoscere questo scrittore. Io ho visto il Codice da Vinci, solo il film, il libro non l'ho letto, e devo dire che questo scrittore, se il film è fedele al libro, non è che siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che io ho uno stile leggermente diverso per quanto riguarda questo genere. Io veramente, cioè, quando si sfiora la religione, quando si mette in dubbio proprio così, mi dà quasi fastidio, quindi preferisco veramente evitare di avere a che fare con film che potrebbero esprimere la stessa cosa, magari toccando punti diversi, ma questa è una mia cosa assolutamente personale e soggettiva, ma ciò nonostante non vuol dire che perché non, dato che non mi piace il film, non mi debba piacere il libro, perché per quanto possano essere brutti i temi, la scrittura può essere interessante, la trama può essere scritta bene, eccetera, eccetera, eccetera. Io sto delirando, per cui è meglio se la finisco qui. Crypto di Dan Brown. Ecco. Allora, un altro libro, sempre horror, sempre. Sì, questo è un horror, non è un thriller. E che sto leggendo in questi giorni. Mi mancano un centinaio di pagine tonde tonde, quindi penso che non domani, ma dopodomani, forse, riuscirò a fare la recensione di questo libro bellissimo, che senz'altro verrà da me eletto libro migliore dell'anno per adesso. Naturalmente ho letto 5 libri dall'inizio dell'anno, 6 libri, quindi forse 5 o 6, boh, mi ricordo, vabbè. Quindi, però devo dire che questo qua tra gli altri è il migliore. E sto parlando di Stephen King. Ah, c'è la mano, Cell. Ecco qua. Questa copertina che mette assolutamente a proprio agio chiunque la guardi è davvero molto bella. Tra l'altro non so se notate, ma il riflesso qua è una persona che cammina nel fuoco. Vabbè. Sì, poi capirete chi è. Io adesso non vi dico niente, naturalmente. Sì, diciamo che ne parleremo molto più
in maniera molto più esauriente nel video recensione, ma comunque devo dire che Stephen King è uno scrittore assolutamente da leggere, ma senza esitare. Se siete dei lettori vagamente interessati ai libri horror o comunque vi attira l'idea di iniziare con libri del genere, io vi consiglio, se proprio ad occhi chiusi, di leggere Stephen King. Beh, leggere ad occhi chiusi è un po' difficile. Comunque, no, perché veramente il padre degli horror, dei libri horror, senz'altro, questo non c'è dubbio. Tra l'altro, io non ho letto molto di Stephen King. Questo è il secondo libro che leggo suo, però, essendo stato il primo libro che ho letto, It, che chiunque di voi saprà che cos'è It e quante pagine ha quel libro, che sembra un dizionario formato tascabile, veramente, saprà che dopo quello, ok, ho capito come scrivi, carissimo Stephen King. Quindi, essendo il secondo libro che leggo, sono assolutamente contento perché si conferma uno scrittore assolutamente fantastico e meraviglioso. Per cui poi ve ne parlerò meglio nel prossimo video. Stephen King, Cell. Passiamo velocemente agli altri tre libri. Allora, che non saprei come etichettare. Il primo è Ogni cosa Jonathan Safranfor, questa è un'edizione guanda al costo di 12 euro per un totale di 327 pagine. Allora, anche questo ne ha parlato Chiara nel suo video, quindi se avete qualsiasi dubbio o volete chiarimenti sulla trama, guardate il suo video. Io vi dico soltanto che questo libro ha una da quello che ho sentito, ha una prosa molto complicata, non perché è scritto in maniera difficile, con parole, non ha una prosa aulica, semplicemente ha tanti livelli narrativi, quindi bisogna avere un attimo di concentrazione perché altrimenti non lo si assapora al meglio. Siccome io in questo periodo la mia mente richiede dei libri non troppo complessi, difatti Stephen King, cioè, assolutamente non è complesso. Veramente, non credo che lo leggerò al più presto questo libro, però magari quest'estate, mentre scalo le montagne, potrò leggerlo senz'altro, quindi niente, quindi niente. Lo leggerò tra qualche tempo. Ogni cosa illuminata di Jonathan Safranfor. Un altro libro, che sempre non so come etichettare, è Il bambino senza nome di Mark Kurzem. Questa è un'edizione PM bestseller al costo di 11,50 euro e ha un totale di 431 pagine. Questo mi è stato prestato, per cui questo invece sì, lo leggerò a breve, insomma, non so bene quando, ma al più presto. Questa è la storia di un bambino, tra l'altro storia vera di un bambino ebreo adottato dai nazisti, dall'SS, insomma, vedremo. Anche questo non è molto una trama molto alla mia portata, cioè io non sono su questo genere, però non vuol dire che devo chiudermi nel mio pregiudizio e tanti saluti, no, senz'altro sarà una, anche perché mi è stato consigliato calorosamente, quindi vedremo, vedremo, vedremo. Ultimo libro, finalmente, così abbiamo finito, le prossime saranno un po' di meno, scusate, mi avete ragione. Dato che è un quarto d'ora che vi sto parlando a vanvera, perché i miei deliri aumentano di minuto in minuto, come dice Chiara. Allora, dicevo, il libro è Emmaus di Alessandro Baricco. Questo è un edito dai Narratori Feltrinelli.
A 139 pagine. Allora, io di Baricco ho letto 900, ho letto l'Iliade, Seta, basta. E tutti e tre molto molto belli. Per cui diciamo che ho preso il mouse perché è piccolino e si legge in una giornata, insomma, magari in una giornata d'inverno dove la pioggia batte sui vetri di casa, magari darò un'occhiatina. Vabbè, dato che i 16 minuti si, come dire, incombono, i libri sono finiti. Io non ho nient'altro da dirvi, anche perché sto delirando parecchio dopo una giornata di scuola, voi saprete che è comprensibile. Quindi vi saluto e ci vediamo presto per recensioni e chiacchiere e deliri vari. Quindi ciao ciao!